Signori, il Summer Game Fest che abbiamo seguito insieme a voi, anzi grazie, eravate veramente tantissimi, ci ha riservato delle sorprese, un po' telefonate perché si era già parlato della presenza di Kojima e soprattutto di Elden Ring, ma ci hanno sorpreso comunque. Elden Ring è stata la bomba droppata alla fine di un evento che stava rischiando di essere un po' così così, ma che tutto sommato è stato piacevole durante tutto il suo corso. Però, essendo 2 ore di evento, giustamente se la sono riservata alla fine. Ed è proprio di Elden Ring che cominciamo a parlare. Si è visto il trailer, signori, un trailer veramente convincente. Ciò che ci ha colpito di più, spettacolare il trailer in generale, però, è stata la direzione artistica, il character design sia del protagonista che degli altri personaggi, tra cui molti dei nemici visti. E si è visto anche il combat system all'opera. Tutto ci ricorda Dark Souls e il gioco in sé, per quanto possa essere, stando alle dichiarazioni precedenti, più vasto e open world, sembra in tutto e per tutto un Souls-like in piena regola. Tutto però è un po' più dinamicamente impostato, un po' più reattivo, frenetico, per quanto sempre entro i crismi di un Souls-like. Al di là delle creature viste nel trailer, persino più enigmatiche e inquietanti di alcune delle produzioni precedenti di From Software, ci è sembrato tutto più crudo, cruento e violento. E la cosa ci piace assai. Molto dark comunque, sempre Molto nello dark. spirito di Dark Souls, poi si sono viste alcune parti open world, cioè a cavallo, che ci hanno convinto anche dal punto di vista grafico, perché comunque ricordiamo che si tratta di un gioco cross-gen, quindi non parliamo di una graficona della Madonna. Ma secondo me From Software non ha mai avuto il piglio tecnico così straordinario, cioè nel senso From Software anche in base alla piattaforma di riferimento non ha mai fatto il massimo ottenibile da quella piattaforma. E il comparto artistico, di cui abbiamo già parlato, che ci ha sorpreso tanto più di ciò che avevamo già visto, che era pochissimo, il teaser trailer, ma vi ricordate che noi abbiamo esaminato un trailer che a quanto pare era stato leakato di una prima build ed effettivamente, per esempio, quei bestioni incatenati che trasportano quella sorta di carrozza si sono ripresentati in questo trailer definitivo esattamente come era in quel trailer leakato che noi vi abbiamo fatto vedere in questo canale, anzi nel secondo canale, ve lo linkiamo qua da qualche parte tramite immagini, fermo immagini per evitare rischi di copyright. Signori, abbiamo una data d'uscita. Finalmente 21 gennaio 2022, non tanto vicina, speravo più vicina, però Vabbè, Raiden mi ricordava praticamente fine è che te 2021. lo devo ricordare io che gennaio viene dopo dicembre Eh 2021, eh? Cioè questo è il discorso, nel senso non è il 2021, però poco ci manca, siamo a cavallo, insomma, 21 gennaio 2022 è una buona data, tutto sommato ci saremmo anche potuti attendere che il gioco venisse rinviato ancora di più per come si erano messe ultimamente le cose, no? Perché si parlava addirittura di un 2022 inoltrato, secondo alcuni rumor precedenti. Quindi, tutto sommato, abbiamo una data che male non è, piangiamo con un occhio. E sì, come ha detto Midna, è cross-gen. A tal proposito, vorrei anche sottolineare le cavalcature. Sì. Sembra abbiano qualcosina di carino. Per esempio, hai visto quella sorta di rocket jump che fa con il cavallo e che poi salta con tutto il cavallo, e poi il combattimento da cavallo. Insomma, il cavallo è uno degli elementi centrali Diciamo che in dell'esplorazione del gioco. generale è molto più dinamico di quanto ci si possa aspettare da un Souls, non so, qualunque, ecco. Oh, sì, forse meno ponderato. Anche la storia, no? Si parla di un appannato che tornerà guidato dalla grazia ormai perduta. L'appannato. The L'appannato. Tarnished, esatto. È alla ricerca dell'Elden Ring. Questo appannato, questo Tarnished, che tutto sommato vuole fare tipo il nobile, però in realtà è una feccia, così viene considerato dai nemici. Quindi c'è anche questa sorta di aspetto un po' duplice da parte del protagonista. L'ordine dorato è corrotto fino al midollo, è una frase che sentiamo agli inizi, quindi c'è anche questo mondo corrotto, questo mondo ormai al collasso, e lo vediamo anche fin dalle prime battute, fin dai primi scorci. Sembra tutto fottutamente interessante, non vediamo l'ora di metterci le mani su. Al 21 gennaio, in realtà, manca meno di quello che possiamo pensare. Il tempo passa e neanche ce ne Diciamo che il Summer Game Fest è stato principalmente, accorgiamo. Ah, signori, c'è stato altro? Elden Ah, c'è stato Ring. altro? In realtà qualcosina d'altro c'è stata, per esempio. Come abbiamo già detto, c'era Kojima, però Kojima ha più che altro parlato in maniera un po', come si dice, quasi filosofica del suo modo di lavorare, del modo di insegnare qualcosa ai giocatori e lui sta un po' ripensando tutto ciò che vuole insegnare ai giocatori, ciò che vuole imprimere nei suoi giochi e lo sta ripensando in virtù di ciò che è accaduto negli ultimi anni con il Covid, eccetera, eccetera.
Questo cosa significa? Non ha mostrato nessun nuovo gioco, ecco, sì, in poche parole, però ci ha mostrato un nuovo trailer di Death Stranding. Sì, sembra strano, ma si parla di Death Stranding Director's Cut, quindi con qualcosa di aggiuntivo che non abbiamo mai visto del gioco, in versione PS5. Esatto, in versione PS5, quindi si parla di 4K, non si sa ancora se è dinamico o meno, 60 frame al secondo, quelli dovrebbero essere obbligatori, e magari non tutti questi effetti di luce, per cui magari il ray tracing no, ok. Tra l'altro ci ha trollato un po', no? Con un trailer che ricordava il personaggio di Solid Snake, vabbè, di Snake in generale, anche di Raiden se vogliamo, in Metal Gear Solid, perché c'era una scatola di arance, proprio la scatola di arance, svuotata lui che si metteva dentro la scatola di arance. Ma non solo, anche l'ambientazione ricordava un po' Shadow Moses, anche come si muovevano i vari nemici. L'ha voluta fare sta cosa, vabbè, Koji. Dai, ci sta. Vai. Una cosa che mi ha colpito è Tiny Tina's Wonderlands, praticamente Borderlands Fantasy. Cioè, ragazzi, sì, ma chi se lo immaginava mai una roba del genere? Da dove se la sono tirata fuori? È qualcosa di particolare, ci ha colpito ed è stato forse il primissimo trailer mostrato, sì, comunque sì, uno dei primi del Summer Game Fest. Molto particolare, molto interessante, sia per gli amanti di Borderlands che però vogliano, come dire, attingere ad una vena un po' più fantasy, anzi decisamente, fottutamente più fantasy, pur rimanendo nell'ambito, lo ha dichiarato anche la sviluppatrice stessa, del looter shooter. Ovvero, è un looter shooter Borderlands e lo sarà anche Wonderlands, però in un contesto più fantasy, con il personaggio di Tiny Tina. Un qualcosa che mi ha colpito al cuore effettivamente è stato Metal Slug Tactics. Ora, è un tattico, non è un Metal Slug tradizionale, però quanto è carino, cioè quanto effettivamente è fatto bene in collaborazione con SNK. Devo dire che mi ha colpito, pur essendo un tattico, mi ha colpito perché comunque sembra fatto bene, perché rispetta ampiamente il mood di Metal Slug, che è una delle serie che fin da piccolo è tra le mie preferite. Esatto, diciamo, perché per quanto sia un tattico, quindi un gioco completamente nuovo, però sì, rispecchia proprio assolutamente al 100% dal punto di vista grafico l'originale Metal Slug. E interessanti erano anche gli intermezzi sotto forma di anime con i vari personaggi, insomma tutto molto interessante, ne sapremo di più, anche se onestamente noi sapevamo già di questa notizia, si era già diffusa, sì, sì, la notizia secondo cui appunto avrebbero voluto sviluppare un tattico, però pensavamo solo per telefono, invece a quanto pare sarà anche per altre piattaforme, però per adesso si parla per PC, non ha ancora una data d'uscita precisa. Un'altra cosa molto interessante presentata è stato Salt and Sacrifice, sostanzialmente il seguito di Salt and Sanctuary. Infatti l'abbiamo riconosciuto subito, la familiarità con il titolo era forte. Salt and Sanctuary è un altro Souls-like, però in 2D, che ha un suo stile molto particolare, i personaggi sembrano quasi segmentati in più parti nei loro movimenti, è molto d'effetto, e anche il gioco effettivamente sembra rispettare tutti i crismi del Souls-like, con dei boss particolarmente suggestivi e anche uno scenario. Non aspettatevelo molto presto, ragazzi, perché uscirà nel 2022 solo su PlayStation, in esclusiva. Per gli altri annunci che ci sono stati, questo era più che altro un modo per parlare di Elden Ring, che è stato sicuramente l'evento principale, la portata principale, il piatto principale di questo evento. Ho detto principale 3 volte in una frase, adesso 4. Devo dire che ci sono stati tanti altri piccoli annunci tra DLC per giochi nuovi, per esempio le auto di Fast and Furious in Rocket League, vabbè, ce ne facciamo una ragione, ci sono o non ci sono, oppure ancora qualche contenuto per Paladins, per Overwatch, vabbè, tutte queste cose che tutto sommato lasciavano il tempo che trovavano, ma ci stanno anche, così come ci stavano anche gli intermezzi musicali e qualche intervista, quelle sono sempre già un po' meno digeribili, però ci possono stare. Questo è stato il tenore degli annunci al Summer Game Fest, che è stato l'evento di apertura di quella che sarà la kermesse principale, ovvero l'E3 2021, che continueremo a seguire insieme in live. Mi raccomando, siateci, prendete il vostro promemoria, il vostro biglietto di prenotazione, tutto gratis, ci mancherebbe altro, però nel link, nel primo commento in evidenza, troverete appunto la pagina programmazione del nostro canale Twitch, con tutti gli eventi in programmazione e la possibilità di mettere la spunta sul promemoria per non perdervi nessun evento. Esatto, vi ricordiamo in particolare per l'evento di Ubisoft, che si svolgerà sabato alle ore 21, cioè noi cominciamo alle 20:30. 20:30. Avremo anche dei Twitch drop, quindi dei premi per chi ci seguirà in game. Mi raccomando, siateci. Per adesso da Player Inside è tutto, ovviamente approfondiremo alcune delle presentazioni di questo Summer Game Fest, così come eventuali altre cose, nel corso delle tre, anche nelle news della settimana, in questi giorni. Per adesso ci premeva insistere sulla, diciamo, roba dura di cui volevamo parlarvi, ovvero principalmente Elden Ring. Alla prossima. Alla prossima, grazie.